Salve a tutti appassionati pessari, benvenuti a questo settimo episodio sugli stili di gioco. Oggi analizzeremo i centrocampisti laterali. Iniziamo dal regista creativo, lo abbiamo già visto in altri ruoli. Come esterno di centrocampo, il regista creativo tende ad accentrarsi, quindi a non restare largo sulla fascia, ma a farsi vedere spesso vicino ai centrocampisti centrali per poter ricevere il pallone e cercare magari o il tiro oppure di imbeccare direttamente con un passaggio gli attaccanti o chiunque altro si inserisca. Vedremo poi lo stile taglio al centro. Per quanto riguarda i centrocampisti laterali, i giocatori con questo stile tendono appunto ad accentrarsi o per servire magari qualcuno con un passaggio oppure per farsi vedere in zona gol e diventare direttamente loro quasi degli attaccanti. All'opposto invece, i giocatori che hanno come stile di gioco specialista di cross tendono infatti a restare incollati alla linea laterale del campo, quindi il loro obiettivo è quello di farsi vedere molto esternamente per andare appunto a crossare, non tanto per accentrarsi e andare al tiro. Rivedremo poi lo stile giocatore chiave, che per i centrocampisti laterali ha le stesse caratteristiche già viste in precedenza. Sono giocatori cioè che hanno il fiuto del gol, tendono a inserirsi, a tagliare spesso, andando talvolta bene al di là degli attaccanti e diventando loro stessi dei finalizzatori. E per finire l'onnipresente, che abbiamo già incontrato appunto diverse volte. Per quanto riguarda i centrocampisti laterali, l'onnipresente si fa vedere quindi in fase difensiva, accompagna la manovra dal basso e attraverso il campo da una parte all'altra. Vi ricordate, onnipresente nell'originale sarebbe box to box, quindi come si fa vedere in fase difensiva, così si offre sempre in fase offensiva, per ricevere magari lui stesso un assist vincente o per farne qualcuno. Però, appena la palla viene persa, da giocatore onnipresente, torna indietro e va subito ad occupare la posizione più arretrata. Quindi il regista creativo è un esterno che sfrutta le aperture nella difesa per avviare azioni, ma soprattutto per fare assist in area di rigore. Taglio al centro invece tende appunto a farsi vedere in zona centrale del campo per ricevere i passaggi e da lì farli lui stesso o andare anche alla conclusione. Specialista di cross invece resta vicino alla linea laterale per cercare l'opportunità giusta per riuscire a fare un cross verso il cuore dell'area. Giocatore chiave invece si spinge sempre in avanti a ogni occasione per cercare un assist o magari di realizzare lui stesso un gol. Onnipresente copre tutta la fascia per 90 minuti, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Vediamo quindi il centrocampista laterale regista creativo, il buon vecchio Joachim. Guardate in fase di ripartenza, come si faccia vedere subito, prima sull'esterno, ma poi in posizione più accentrata, per cercare di ricevere il pallone, non rimanendo sempre sulla linea, quindi scattando, ma tornando indietro. Appunto, guardate come si fa vedere, come arretra molto, ma molto rispetto al centrocampista. Ogni tanto magari può andare in avanti, però se vediamo che la palla gira a centrocampo, lui è lì, si fa vedere quasi come un centrocampista centrale aggiunto. Guardate, non va avanti, non cerca di tagliare, di inserirsi o di restare magari incollato alla linea laterale. Guardate adesso come prende il posto di Fekir, si accentra, diventa quasi un trequartista, è sulla stessa linea dei centrocampisti e scambia con loro. Continua a farsi vedere con il giropalla, sempre in posizione abbastanza centrale da regista, quindi anche come esterni, i giocatori registi creativi tendono appunto a farsi vedere sempre in quella zona. Se la palla arriva agli attaccanti, vediamo che tende a inserirsi, con una traiettoria però abbastanza interna. Vediamo se invece la palla ce l'ha un altro esterno, quello opposto. Guardate quanto sia vicino al centro del campo, quindi per nulla attaccato alla linea laterale. Così, se si comincia a duettare da una parte all'altra, lui vedete che continua ad avvicinarsi sempre di più. Quindi non è disponibile magari per un cambio di gioco immediato con il cerchio, ma più che altro con uno scambio palla a terra che può riuscire a trovarlo, vedete, fuori dall'area, quindi sempre da posizione di regista arretrata, e lui da lì magari può cercare qualche assist. Per concludere la fase difensiva, perché sono pur sempre centrocampisti,
vedremo che tutti quanti si muovono in maniera abbastanza neutrale, con piccole sfumature. Il regista creativo tende comunque ad arretrare e anche in questo sembra che lui occupi una zona piuttosto centrale del campo. Per quanto riguarda invece la posizione che può raggiungere, effettivamente arriva così dietro da coprire anche in area di rigore, mantenendo però una posizione, abbiamo detto, abbastanza centrale, guardate, anche in fase difensiva. Per quanto riguarda taglio al centro, in questo caso impersonato da Everton Ribeiro, guardate come si muove immediatamente in fase di ripartenza, tagliando, quindi muovendosi verso il centro con appunto una sorta di curva a mezzaluna. Vediamo meglio se c'è un giropalla centrale. Lui tende comunque a spostarsi verso il centro, ma più che a muoversi lentamente, come faceva il regista creativo, va a strappi, guardate, prende e scatta e taglia verso il centro, si rifà vedere e poi prende e scatta ancora. Guardiamo. Ancora movimento a centrocampo, guardate come fa tanti piccoli movimenti, tanti piccoli scatti per cercare di tagliare verso il centro. Guardiamo ancora, palla che arriva sempre dai centrocampisti centrali, lui prende e occupa il loro posto e poi taglia. Quindi il suo movimento è a centrarsi, ma con tagli, quindi fa più che altro a fiammate. Se la palla arriva agli attaccanti, lui si fa vedere, si butta dentro. Con traiettoria di corsa molto più centrale rispetto a quello che abbiamo visto prima del regista creativo. Ancora palla all'attaccante, guardate come taglia appunto a mezzaluna il movimento che faceva o che fa ancora, classico di Caleon. Se la palla è per esempio, vedete, per l'altro esterno, lui continua a fare la stessa cosa. Guardate che posizione ha raggiunto, centralissima nel campo, un po' come faceva già il regista creativo. Ancora palla sull'esterno. Guardate, Everton Ribeiro dove si è fatto vedere, si è centrato così tanto che è quasi di fianco a uno dei due attaccanti e continuerà sempre ad accentrarsi e a tagliare. Quindi finché la palla resta anche sul lato opposto, lui non è che resta vicino alla linea, ma anzi si accentra per assist o magari abbiamo visto prima per farsi vedere in area. Difensivamente i giocatori con taglio al centro sembra che siano meno propensi, guardate, addirittura sembra che sta praticamente ignorando il giocatore che marca. Sì, si fa vedere in difesa, copre una zona centrale, ma sembrano maggiormente passivi, come se il loro stile taglio al centro, che è comunque uno stile molto offensivo, li portasse a non difendere abbastanza. Vediamo quindi specialista di cross, Snodgrass in questo caso. Guardate, quando riparte l'azione, quindi in fase di contropiede, come lui non tenda ad accentrarsi, ma a fare l'opposto dei giocatori visti in precedenza, riceve palla molto vicino alla linea laterale. Vediamo in caso di giropalla a centrocampo che cosa fa. Lo possiamo osservare molto vicino appunto alla corsia laterale, quindi non si accentra né come regista creativo e neppure taglia come taglio al centro. Guardate, il giropalla continua, ma lui resta lì, imperterrito, non si muove. Si fa vedere sull'esterno per cercare la posizione giusta in modo da poter crossare e servire gli attaccanti. Se la palla arriva agli stessi attaccanti, lui fa un taglio, ma non verso il centro. Guardate come lo fa, molto esterno, quindi magari non resta sulla linea laterale. Come dice appunto il suo stile, però comunque si muove sempre in maniera molto esterna. Se la palla ce l'ha, centrocampista opposto, a differenza di quelli visti prima, guardate, non si accentra. È così largo che un cambio di gioco fatto col cerchio per bene lo troverebbe pronto sulla linea laterale. Ancora, guardiamo se il centrocampista opposto tende ad accentrarsi. Lui magari un movimento un po' più vicino lo fa, però non va a salire, non è qui. Guardate, si fa vedere sempre abbastanza esterno, è lì che continua la sua azione per arrivare soprattutto al cross. In fase difensiva, anche qui, sembra rispettare un po' il suo stile. Guardate come va a coprire. Vi ricordate prima come coprivano più internamente? Lui invece occupa la corsia esterna, quasi per negare i cross. E passiamo al giocatore chiave, Soler. Siamo questa volta sulla fascia sinistra. Allora, in fase di ripartenza, il giocatore chiave tende immediatamente a scattare, come abbiamo visto già fare con i centrocampisti centrali e trequartisti, scattare molto andando più avanti degli attaccanti. Sono giocatori, ricordate, col fiuto del gol che tentano sempre di creare azioni molto pericolose. Se quindi la palla resta a centrocampo e gira appunto fra i centrali, lui cosa fa? Tanti piccoli scatti. Guardate anche il movimento con la mano.
Guardate come a un certo punto le gambe si muovono velocemente. Tende sempre a scattare, a farsi vedere, a cercare l'imbucata per essere servito, non tanto come il taglio al centro, ma lui magari in fase un pochettino più esterna, quindi rispetta la zona esterna, però scattando sempre. Se la palla arriva agli attaccanti, lui sale molto più in alto della linea degli stessi attaccanti e resta lì, non torna indietro, quindi non si comporta quasi da centrocampista laterale. Ancora, palla fra le due punte e lui praticamente si propone come un terzo attaccante. Se invece la palla ce l'ha il centrocampista opposto, lui, purché si trovi a grandissima distanza, non tende più di tanto ad accentrarsi o a farsi vedere. Minimamente lo fa, ma il suo obiettivo, guardate, con tanti piccoli scatti, tanti piccoli movimenti, è sempre quello di riuscire a trovare lo spazio giusto per imbucare. Guardate, sembra che stia aspettando, si muove, torna indietro. In realtà, quello che lui cercherà sempre, anche a grande distanza, guardate, è quello di farsi vedere, di scattare, di arrivare ben oltre la posizione degli stessi attaccanti. In fase difensiva, il giocatore chiave è un giocatore molto offensivo, quindi non sembra uno di quelli molto predisposti a tornare. Vediamo che comunque, da centrocampista laterale ovviamente occupa la sua posizione, però lascia correre un po', non si attacca a nessuno, si avvicina certo all'area, però non è un giocatore che fa grande pressing difensivo. E torniamo ancora all'onnipresente, l'abbiamo già visto anche in altri ruoli, in questo caso interpretato da Moses. Allora, lui parte da una posizione molto arretrata, però tende poi ad occupare tutta la fascia laterale. Guardate, anche con lo scambio a centrocampo, torna indietro, va avanti. Ricordate, abbiamo già detto, gli onnipresenti sono giocatori molto nervosi, potremmo dire, che non stanno mai fermi. Vanno sempre a cercare lo spazio giusto. La palla, per esempio, può cambiare di lato, lui allora tende a tornare un po' più indietro e a farsi vedere, ma se poi arriva nella zona dove lui già si trova, lui prende e cerca di scattare un pochettino più avanti. Guardate, nello spazio che si è creato. Onnipresente occupa un po' tutti quanti i ruoli. Palla agli attaccanti, vediamo cosa fa. Scambio tra di loro, guardate, lui prende, si fa vedere e corre sulla corsia laterale, ovviamente. Quindi rispetta la posizione comunque da centrocampista, però poi tende ad accentrarsi se magari un attaccante tende ad allargarsi. Quindi, come sempre, prende il posto un po' di tutti e occupa un po' tutte le posizioni. Ancora, palla all'attaccante, si fa vedere, si accentra, in questo caso per un tiro o magari anche per un cross. Se la palla va all'esterno opposto, vediamo che lui comincia di nuovo il suo movimento. Ora è in fase più centrale, ma se l'esterno continua a muoversi, guardate, si sposta, arriva addirittura a ridosso degli attaccanti, torna indietro l'esterno e lui torna indietro insieme. In fase difensiva, ovviamente, essendo onnipresente, guardate com'è veloce a rientrare, come cerchi subito di frapporsi. Quindi, a differenza degli altri, magari è più propenso a tornare indietro velocemente e a svolgere compiti difensivi. Quindi, regista creativo è un centrocampista laterale adatto per chi vuole costruire in fase arretrata e non cerca la profondità dai suoi esterni. Taglio al centro per chi vuole un centrocampista che attacchi lo spazio vicino alle punte e ama molto verticalizzare in maniera improvvisa. Specialista di cross per chi vuole un CL che resti largo, per chi vuole dare ampiezza appunto al suo gioco e terminare la manovra spesso con dei traversoni. Giocatore chiave per chi vuole invece un centrocampista laterale di inserimento che dia profondità e per chi vuole andare subito a concludere la propria azione. Onnipresente invece va bene per chi vuole un centrocampista laterale di movimento che copra tutta la fascia anche in maniera imprevedibile. Allora, vediamo che i giocatori che hanno come stile regista creativo e che sono esterni di centrocampo non sono poi così tanti, neanche fortissimi. Abbiamo qualcuno come Pizzi, che caratteristiche hanno? Coprono tutta la sfera d'azione e d'attacco e hanno caratteristiche di dribbling, possesso, passaggio, controllo di palla e abilità dello stesso tipo, soprattutto di passaggio, ma che denotano grandissima abilità tecnica, essendo appunto loro dei registi. Devono quindi saper controllare e gestire bene il pallone. Lo stesso Hakim può fare tantissimi ruoli davanti, ha ottime abilità per quanto riguarda controllo e gestione del pallone e anche abilità per quanto riguarda i passaggi. Vediamo giocatori magari che hanno invece una zona di campo opposta, ma sono sempre con lo stile di gioco regista creativo. Ne troviamo qualcuno abbastanza forte, come Oyarzabal. Vediamo che
Sono giocatori che quindi coprono tutta la fascia, ma non solo, tutta quanta la zona offensiva del campo. Hanno un'ottima tecnica, quindi controllo palla, gestione del pallone e ottime anche abilità, soprattutto per quanto riguarda il passaggio e appunto giocate di abilità tecnica, uso della suola, colpo di tacco, eccetera. Stessa cosa per un altro giocatore spagnolo, Asensio, che magari non avrà tutti i ruoli offensivi, ma soprattutto quelli di esterno, giocatore con grandissime doti in attacco, anche una buona forza, contrariamente ad altri invece registi creativi e abilità di passaggio, di lancio, di controllo, ma lui anche di tiro. Vediamo poi altri giocatori come Felipe Anderson, anche lui soprattutto un esterno, può fare però anche la seconda punta. Giocatore anche lui molto tecnico, ma anche abbastanza veloce. E passiamo invece a taglio al centro. Anche qui vedremo che non sono poi tantissimi centrocampisti laterali. Everton Ribeiro, che caratteristiche hanno? Un grandissimo controllo del corpo e anche una grandissima, o almeno un'ottima, accelerazione, perché devono fare tanti scatti improvvisi. Vediamo anche Perez, stessa cosa, controllo del corpo, accelerazione, ma anche taglio alle spalle e giro necessario per eseguire quel movimento appunto di taglio per farsi vedere quindi in area di rigore tagliando alle spalle dei difensori. Stessa cosa anche per altri giocatori, magari meno noti come Brooks. Vedete, controllo del corpo, buona accelerazione per permettere loro quindi di scattare. Oppure Portillo. Per chi lo ricorda, era un giocatore più offensivo, nel senso una vera e propria punta. Ha comunque controllo del corpo, ha l'accelerazione e anche lui ha taglio alle spalle e giro per eseguire quel movimento. E andiamo sull'altra fascia, sempre rimanendo però con taglio al centro. Anche qui giocatori magari non molto noti, tranne Son. Lui sì che può fare anche il centrocampista, esterno di sinistra, grande abilità in attacco. Buon controllo del corpo, grandissima accelerazione. Giocatore però nettamente più offensivo, che potrebbe fare appunto, può fare l'esterno d'attacco, la seconda punta o addirittura anche il ruolo di punta. E ricorderete sicuramente anche Lazovic, giocatore che può coprire tutta la fascia, che ha comunque una buona accelerazione, che gli permette quindi di eseguire numerosi scatti per appunto portare avanti il taglio al centro. E passiamo invece agli specialisti di cross, per esempio Candreva. Allora, sono giocatori che hanno abilità di passaggio, passaggio alto soprattutto, e che coprono posizioni di esterni, oltre ad avere ovviamente delle abilità cross calibrato, perché devono andare spesso al cross, essendo appunto specialisti in questo fondamentale. Vediamo quindi altri giocatori simili, anche qui non sono magari moltissime palle nere, però sono, diciamo, discreti o buoni giocatori. Hatebor, per esempio, stessa cosa, un giocatore che ha un buon passaggio alto, che si muove sull'esterno e che ha grande velocità, quindi un tipo di specialista di cross che però è capace di percorrere tutta la fascia. Stessa cosa per Lazzari, il quale appunto ha anche cross calibrato, oltre ad avere comunque un valore abbastanza alto per quanto riguarda il passaggio alto, appunto. Andiamo quindi a vedere qualcuno che magari può coprire la fascia sinistra, Kostic per esempio, anche lui vedete, cross calibrato e un buon 80 nel passaggio alto per riuscire appunto a coprire questo fondamentale necessario per coloro che hanno questo stile di gioco. Vediamo ancora Johnny per esempio, anche lui cross calibrato, anche di esterno, anche esterno a giro per esempio, Laxalt anche cross calibrato. E lui è un giocatore che ha comunque un discreto passaggio alto. Passiamo quindi ai giocatori chiave, che sono magari un po' di più, ma non tantissimi anche qui dagli esterni di centrocampo. Cos'è che hanno i giocatori chiave? Hanno comunque un'ottima tecnica, ma statistiche da finalizzatori, quindi soprattutto di tiro, perché loro tendono appunto ad accentrarsi, a tagliare, ma in fase prettamente offensiva, andando anche al di là degli stessi attaccanti. Quindi sono giocatori che possono ricoprire anche ruoli d'attacco, come vedete, e hanno ottime statistiche e ottime abilità per realizzare. Lo stesso riserva di lusso li potenzia comunque in questa fase, per esempio Ottavio, che è anche tra l'altro finalizzatore acrobatico. Ancora, andiamo a guardare qualcun altro, magari dall'altra fascia. Paganini, giocatore che può fare anche la punta.
Quindi sono giocatori che tendono a farsi vedere, a inserirsi in posizioni chiave perché devono andare appunto a realizzare. Vediamo quindi altri giocatori sempre con queste abilità. Gosens, lo sappiamo, un gran realizzatore, anche se qui magari non ha statistiche così alte, comunque abbastanza buone per quanto riguarda la finalizzazione. Quindi un giocatore esterno di fascia che però con grandissima forza scatta spesso, ha anche buona resistenza per fare questi scatti e si rende molto pericoloso. Soler, che abbiamo visto prima, ha comunque tiro di prima, tiro da lontano, anche esterno a giro e ha comunque discrete doti di finalizzatore. Vediamo ancora altri, per esempio Giaccherini, che può ricoprire praticamente tutti i ruoli, anche lui serve di lusso, quindi può essere molto pericoloso, soprattutto se fatto entrare negli ultimi minuti. Oppure Kragl, giocatore che si è distinto negli anni passati e che comunque ha tiro di collo, tiro a scendere, tiro a salire. Quindi è vero che può fare addirittura persino il terzino, ma è un giocatore che si inserisce per diventare pericolosissimo in fase offensiva. E vediamo i centrocampisti laterali onnipresenti, per esempio Marusic che ricopre entrambe le fasce. Che caratteristiche devono avere per essere onnipresenti? Discrete statistiche difensive, un minimo ce le ha Marusic, ma soprattutto grandissima forza, perché deve riuscire a coprire gran parte del territorio di gioco, soprattutto in fase esterna. Stessa cosa per Moses, comunque sul 70 difensivo, buona la forza e resistenza, statistiche sia offensive che difensive, così come anche le abilità. Stessa cosa per Lazzaro, guardate, veloce, resistente e che copre tutta la fascia. Cambiamo quindi lato e vediamo che troveremo giocatori simili. Ecco qui, per esempio Lulic può fare il terzino, ha abilità per esempio nel tiro, ma anche tornante e spirito combattivo, quindi sia difensive sia offensive. Giocatori onnipresenti devono sia attaccare ma anche difendere. Ed eccoci arrivati alla fine di questo nuovo episodio. Il prossimo riguarderà sempre gli esterni, ma questa volta di attacco. Qui vedete i miei canali e i miei social, altri li troverete in descrizione. Infine ricordate, se l'azione non si sviluppa e finite sugli esterni, non crossate a caso, sperando. Cercate di capire bene cosa fare, giocare con attenzione e precisione. Ma se non va, pregate gli dèi di PES e sperate che lo script sia sempre con voi.